dimenticare Ascoli. È questo l'imperativo che si è prefissato il Pescara per concentrarsi al meglio in vista dell'impegno di sabato in casa contro il Bari e riprendere il cammino verso la Serie A. Dal Del Duca tuttavia sono emersi alcuni dati significativi. In tal senso bisogna compiere una scissione ed analizzare in maniera differente quelli arbitrali e gli altri che invece riguardano l'aspetto puramente tecnico. Ad Ascoli il Pescara è stato nuovamente danneggiato, un cliché che si ripete da troppo tempo e che ha fatto perdere le staffe a Zdenek Zeman, che non parlerà fino a quando non saranno rispettate le regole, ed a tutto l'entourage biancazzurro. Palesi le sviste che hanno messo il bastone fra le ruote al Pescara, errori di valutazione talmente marchiani che hanno finito per alimentare i sospetti che si pensava potessero essere sopiti. Il presidente Sebastiani in settimana si farà sentire con chi di dovere. Il Pescara non vuole nulla di più di ciò che gli spetta, nessun favore, nessuna agevolazione, solo un equo grado di giudizio durante le partite. Cioè, vogliamoci chiaro, non è che noi adesso vogliamo i favori, vogliamo cose normali, però ripeto, io dell'arbitraggio faccio parlare la società se vorrà, noi dobbiamo pensare al calcio giocato. Come si diceva in precedenza, anche dal punto di vista tecnico Ascoli ha fornito ulteriori indicazioni da non sottovalutare. Senza il fosforo di Verratti a centrocampo e la capacità di aprire spazi e finalizzare di Immobile in avanti è un altro Pescara, meno svelto sul piano del ritmo e di conseguenza più prevedibile. I ricambi Togni e Maniero, per caratteristiche tecniche, non riescono a surrogare la mancanza dei titolari, fondamentali nell'intera economia del gioco. In più qualche uomo paga un normale calo fisico dopo aver dato tanto dall'inizio della stagione. Provvederà Zeman a provvedere agli eventuali avvicendamenti. E poi il nervosismo che si manifesta appena le cose non girano per il verso giusto, decisioni contrarie o provocazioni degli avversari. Certo, non è sempre facile mantenere le staffe, ma una squadra che punta a determinati ambiziosi obiettivi deve evitare di cadere in queste trappole. E qui più esperti possono dare una mano a tutti gli altri. Ad Ascoli è stato Bocchetti a porre rimedio alla situazione, riportando alla calma Cascione e compagni. Si riparte dalla sfida con il Bari e dal secondo posto in classifica. L'importante è lasciarsi il passato alle spalle.